felice di poter, attraverso questa televisione, farvi giungere il mio augurio di Buon Natale. Vorrei realmente arrivare in questa festività che è così cara alla famiglia e al popolo, vorrei arrivare dovunque, soprattutto in tutte le famiglie. Vorrei portare la mia parola di augurio e di pace, particolarmente a coloro che sono sofferenti e malati, a quelli che vivono soli, che si sentono abbandonati, a quelli che pensano di essere dimenticati da tutti. Soprattutto a loro vorrei dire: Dio non vi ha dimenticato. Anzi, Egli è venuto talmente a noi vicino che si è fatto uno di noi, ha rivestito la nostra carne, e allora il Natale è proprio il segno evidente, chiarissimo, che Dio non si è stancato di noi, che Dio non ci ha dimenticato. Il mio augurio di Buon Natale è proprio questo, che voi non dimentichiate mai che Dio ci è accanto, che Dio lo portiamo nel profondo del cuore. Insieme con questo vorrei dirvi anche che il Natale è una festa che comporta una nostra responsabilità. È vero che il Signore è venuto, ma il Signore va anche accolto. Se noi vogliamo avere la pace, bisogna portare la pace agli altri. Se vogliamo avere noi la gioia, dobbiamo donare la gioia agli altri e fare come i pastori, che dopo aver udito la notizia dissero l'uno all'altro: andiamo fino a Betlemme. Vi auguro che possiate anche voi decidere così nel vostro cuore, andare fino a Betlemme. E Betlemme non è lontana dai nostri passi, è, potremmo dire, sulla strada di ogni uomo, perché dovunque tu incontri un fratello o una sorella, specialmente se questi sono poveri e abbandonati, lì tu incontri il Signore. Quello è la tua Betlemme. È questo il mio Buon Natale, è il mio augurio, ma insieme anche la mia preghiera e insieme con voi il mio impegno. Buon Natale!